Da una piccola officina nata nel 1962 nel centro storico di Pesaro, nasce l'attuale CMT Orange Tools in Viale della Meccanica Pesaro, fabbrica moderna e produttiva della famiglia Tommassini, arrivata alla seconda generazione. L'azienda nasce da Osvaldo Tommassini con i figli Stefano e Marcello, che ora è il proprietario unico e grazie al quale il prodotto è diventato sempre più riconoscibile e forte sul mercato. CMT ha sedi anche negli Stati Uniti e Spagna e nel 2019 nasce anche la sede di Udine. Costruzioni meccaniche vendute all'industria e agli artigiani del legno in circa 90 paesi. Stati Uniti il maggiore mercato estero, seguito dalla Russia e paesi nordici. Molto bene anche il mercato in Polonia, che sta diventando assieme all'Italia un nuovo centro del mobile in Europa, da quando IKEA ha spostato proprio qui i suoi stabilimenti produttivi che prima erano in Svezia. E dopo aver raccontato la storia di CMT Orange Tools, arriviamo ai giorni nostri. Siamo con Massimo Ricci, che è il direttore commerciale di questa azienda, appunto. Diciamo subito, innanzitutto, in quali paesi vendete e che cosa vendete e anche a chi. L'azienda costruisce utensili per la lavorazione del legno dal 1962. E oggi vendiamo in oltre 90 paesi del mondo. E indicativamente abbiamo 20-30 mila clienti, che sono tra falegnami, industrie del legno, professionisti della lavorazione del legno e ovviamente anche hobbisti. Il colore molto riconoscibile di questa azienda, ecco, è una particolarità davvero unica in questo settore. Come nasce? Nasce dalla seconda generazione, nasce da Marcello Tommassini, che alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, si è inventato il colore sugli utensili, in questo caso il colore arancio, per far identificare i nostri utensili agli utilizzatori di tutto il mondo, che riconoscevano e ci riconoscevano la grande qualità degli utensili, ma che in quel momento non erano ben identificati perché erano tutti di colore nero. E da qui è stato creato il colore arancio, che comunque non è solamente un colore identificativo, ma è un rivestimento che serve anche all'utilizzo per scaricare meglio, per non bruciare, per non far attaccare colla agli utensili. Ed è un rivestimento al teflon, come quello che si utilizza antiaderente sulle pentole praticamente. Un'azienda che negli anni è cresciuta sempre di più, quest'anno il fatturato sarà più 5, più 6%, quindi un'azienda che mai si ferma, anzi decide di allargarsi, verrà creato infatti un nuovo polo logistico. Al momento quanti sono i dipendenti? Al momento noi contiamo 170 dipendenti tra Italia ed estero, dove abbiamo sede a Valencia in Spagna e negli Stati Uniti, North Carolina. Abbiamo, come ha accennato, diversi progetti, sia ampliamenti dal lato produttivo, sia ampliamenti dal lato logistico. Cerchiamo ovviamente di dare precedenza al territorio, quindi stiamo valutando diverse ipotesi. E sicuramente il polo logistico dovrebbe nascere qui vicino al polo produttivo attuale, ma anche dal lato produttivo ci saranno dei grandi sviluppi di espansione. Appunto, grandi sviluppi di espansione, chiaramente servirà tanto personale. Qual è il personale che voi cercate solitamente e la vostra collaborazione con le scuole, gli istituti del territorio? Sì, noi il 90% del nostro personale qualificato, tecnico, arriva dalla scuola professionale ITIS di Urbino. Sono tutti ragazzi giovani che cerchiamo di prendere appena escono dalla scuola e poi di formarli ovviamente per la caratteristica, la peculiarità del nostro prodotto. E detto ciò, non è sempre così facile, perché ovviamente il bacino è abbastanza limitato, però devo dire che in questi anni siamo sempre cresciuti e siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi che ci eravamo prefissati. Ecco, esattamente nel corso dell'Istituto Bramante Genga, il corso per il Made in Italy nel settore legno, cosa devono saper fare i ragazzi quando arrivano qui da voi? Innanzitutto noi abbiamo macchine molto all'avanguardia, sono macchine a controllo numerico, quindi l'importante quando arrivano da noi è che abbiano una formazione tecnica
che permetta poi loro di lavorare nelle macchine a controllo. Ovviamente le caratteristiche del prodotto vengono apprese dopo, però diciamo tutto quello che è la formazione tecnica è alla base del sapere. Macchinari di alta tecnologia in funzione 24 ore al giorno, processi automatizzati e di qualità, un centro prove apposito con macchine BS per testare i prodotti ed arrivare sempre alla definizione di un prodotto d'eccellenza.